Ciao a tutti amici di YouTube e bentornati nel mio canale. Io sono Nick Milano e oggi voglio parlarvi di un argomento un po' differente rispetto al solito. Non parleremo di tutorial per migliorare il nostro suono, non tratteremo nuovi metodi per migliorare la nostra tecnica, bensì ci concentreremo in un sistema per imparare a suonare la tromba per chi proprio non ha tempo per farlo. Se già avete seguito qualche mio video avrete già capito che il metodo che insegno io è un metodo per alleggerire, non per sovraccaricare. È un metodo per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Non chiedo mai a nessuno dei miei allievi di esercitarsi 3, 4, 8, 9 ore al giorno. Non ritengo che faticare sui muscoli della bocca sia il metodo migliore per imparare a suonare la tromba. Infatti, molti fra i miei allievi sono persone veramente affaccendate, ok? Tanti di voi hanno lavori estenuanti che li occupano tutta la giornata, a volte anche il weekend. La mia esperienza personale, ad esempio, simpaticamente coi camionisti, persone che guidano il camion, ne ho veramente diversi. Sì, curiosa la cosa, però anche con loro riusciamo a fare dei percorsi veramente di valore e con grandi risultati. Quindi ho deciso di stilare 5 punti che possono essere, anzi che sono fondamentali per imparare a suonare la tromba per chi non ha tempo. Vediamoli insieme. Punto numero 1, non guardare il telefono. So che per alcuni di voi questo non sarà un grosso problema, però vi assicuro che per molti lo è. Purtroppo nell'era contemporanea è sempre più presente questa ossessione per guardare i telefoni cellulari, no? E invece vorrei farvi presente quanto importante è riuscire a ricavarsi un ritaglio di tempo e che quel ritaglio di tempo sia focalizzato nelle attività che decidiamo di fare. Per questo non vi chiedo di non guardare il telefono, perché anche per me è diventata quasi un'ossessione, è compulsivo. Però ho escogitato questo metodo qua, ve lo faccio vedere col tablet che è più grande. Quando vengo preso, rapito da questa cosa, questo desiderio di guardare il telefono, lo accendo e cosa vedo? Una tromba con lo spartito. Questo mi farà dire ok, metto giù e riprendo a fare i miei esercizi. Se questo non basta, sblocco lo schermo e mi trovo proprio il brano che voglio imparare. Questo è un piccolo trucco per disinnescare quelle che sono le nostre distrazioni principali. Andiamo al secondo punto. Il secondo punto, diciamo che è cruciale, ci addentriamo proprio sul problema principale, il tempo. Non abbiamo tempo, ok? Allora, io sono sicuro che però ognuno di noi, se desidera veramente dedicarsi a qualcosa, un po' di tempo riesce a trovarlo, ok? Quindi sarà fondamentale, ok, con anticipo pianificare il tempo che vogliamo dedicare e metterlo in agenda. Solitamente o sul cellulare o sul tablet, sul calendario in cucina o su un'agenda cartacea ci segniamo i nostri appuntamenti, le nostre cose da fare. Lo studio della tromba farà parte di questa agenda, così sapremo in anticipo e avremo l'input di ritagliarci proprio quello spazio. Non importa quanto sarà. Perché non importa? Andiamo al punto 3 e lo scopriremo. Il titolo del terzo punto è Less is more. Cosa significa? Meno è di più. Meno tempo è più tempo. Perché vi dico questo? Perché vi ho detto che non importa a quanto tempo decidete di dedicare lo studio, no? Basta che vi lo segnate in agenda. Perché sarà compito del vostro insegnante, del vostro tutor, della vostra guida, ok? Il vostro insegnante di tromba, stilarvi una scaletta,
un piano di studio, di esercizi, una routine giornaliera o di un giorno sì, un giorno no, a seconda di quello che potete dedicare, che si baserà nel ottimizzare gli esercizi, nel trasformare le vostre carenze in punti di forza, trovando il tempo per fare la lezione settimanale. In questo vi prego di non farvi dei limiti mentali, perché se chi vi segue bene, anche 10 minuti al giorno vi faranno imparare a suonare la tromba. Uno dei problemi che però potrebbe incorrere in questo percorso è quello della noia. Già può capitarci di fare lavori stressanti e alienanti. Tornare a casa e fare sempre i soliti esercizi ci potrebbe stufare, ci potrebbe annoiare e potremmo decidere di mettere giù la tromba se non siamo abbastanza motivati. Ed è per questo che proprio sempre con l'ausilio di chi vi insegna si potranno fare esercizi diversi per rompere un po' la routine, il senso di routine. Ad esempio, il vostro maestro potrà darvi delle basi, ok? Delle basi musicali da mettere sul vostro stereo, sul computer, ok? Su un lettore MP3, su qualsiasi cosa. E voi, in base a delle note che lui vi dirà di fare, potrete provare a improvvisare. Improvvisare può voler dire anche fare delle note lunghe se c'è una base sotto. Questo sicuramente romperà quel senso di alienazione e di routine che un esercizio sempre lo stesso, sempre ripetuto, ci può portare. L'ultimo punto che mi sento di affrontare, il quinto, è lo chiamo un momento di onestà. Nel senso, non sempre le cose poi vanno come vogliamo che vadano, no? Possiamo avere imprevisti, possiamo avere delle sfortune, possiamo, soprattutto in questo periodo, avere dei problemi. E non dobbiamo certo perdere la salute fisica o mentale per stare dietro a un hobby, ok? Non dobbiamo neanche perdere il sonno. Per cui sarà sempre compito dell'insegnante riuscire a farvi riprogrammare, ok? Riprogrammare proprio questa routine, questi esercizi, questa scaletta. Seguendo questi 5 punti, chiunque può imparare a suonare la tromba. Se volete contattarmi, io sarò felice di aiutarvi e essere la vostra guida in questo percorso. Trovate la mia mail e il mio numero di telefono al quale potrete scrivere un messaggio e vi ricontatterò personalmente. Ciao a tutti e alla prossima!